Ciao ciao ragazzi, bentornati sul canale del Dejo. Eccoci qui di nuovo con Sniper Elite 4. Ripartiamo da dove eravamo rimasti l'ultima volta. Ragazzi, scusate per la mia voce, ma come sentite sono molto influenzato e quindi questo è il risultato. Quindi ritorniamo, anzi ripartiamo da dove eravamo rimasti. Avevamo ucciso, se non ricordo male, l'ultima volta uno dei generali, uno degli obiettivi che erano stati dati sulle mappe. Quindi vediamo, diamo un'occhiata intorno. Allora, là è un posto. Io vorrei andare a vedere lì. Prima di andare agli obiettivi, vorrei vedere se riusciamo a andare a vedere cosa c'è in quel cumulo di roba che avevamo visto. Appunto, nelle prime parti di gioco, vediamo se si può saltare. Sì, agilissimo il nostro personaggio. Attenzione, noi ci avviciniamo. Stavo guardando se c'era qualcos'altro anche dietro di noi. Aspettate un attimo, voglio andare a vedere una cosa. Delle telecamere che abbiamo distrutto probabilmente. Io ho un dubbio su queste cose qui, non so se sono qua non mi segnala nulla al momento. Non ho controllato qui se c'era qualcosa che potevamo prendere. Vediamo qui se c'è qualcuno, no? Ok. Niente, qui non c'è nient'altro che possiamo prendere. Questi raccogli, questi non li avevamo presi. Lettere a casa premi via per vedere gli oggetti. Ho 20 minuti di libertà, così ho pensato di cogliere l'occasione per scriverti. Come stai, Emanuele? Ok, queste sono lettere. Ok, sono le varie lettere che troviamo in giro, noi le raccogliamo, non lasciamo indietro niente. Vediamo qui se si può raccogliere qualcos'altro. Probabilmente siamo un po' pieni nel nostro archivio, infatti questi non riusciamo a raccoglierli, però sappiamo che ci sono. Come detto, volevo andare a vedere se. Andiamo più vicini possibile, vediamo se riusciamo ad andare. Così volevo vedere un attimo se c'erano ancora. Ok, munizioni silenziate. Sì, ne abbiamo ancora 3. Quindi munizioni normali 50, munizioni silenziate 3. Poi abbiamo pistola con munizioni normali, TNT normale, mina Teller, granata manico. Abbiamo una mina a inciampo. Ok, questo è un MP40 con. Ok. Allora, abbiamo 3 munizioni, come detto, vediamo di avvicinarci ancora. Andiamo in mezzo all'erba. Se riusciamo a colpirlo, zacchete, centro e vai fuori uno. Ok, abbiamo poche munizioni,
però vediamo se riusciamo ad andare poi su quella colonna. Come vedete, lassù c'è un altro punto, un'altra zona di controllo. Ok, qui no, qui ci dobbiamo alzare. Oppala, andiamo. Attenzione anche questo. Preso. Ok. Mi ha raggiunto un obiettivo. Qui dovremmo essere liberi, quindi di andare a sbirciare. Qui non riusciamo a raccogliere nulla. Vediamo qua se c'è qualcosa che possiamo raccogliere. Allora, vediamo R. Abbiamo staccato il generatore. Saliamo. Per vedere se abbiamo una vista migliore da qua. Ok. Qui c'è un altro fucile. Credo che sia come il nostro. Sì, infatti, come il nostro. Intanto. Ok. Ho visto camminare qua sotto qualcuno che ora non si vede. Vediamo se riusciamo. Ecco. Ok. Preso. Ok, vediamo ancora qua intorno se c'è qualcun altro. Eccolo lì. Poi la zona di prima, che probabilmente, eccolo qui, abbiamo ucciso qui il generale. 154 metri. Ok, di qui si vede molto meglio tutta la parte che dovevamo raggiungere prima, però va bene lo stesso, siamo riusciti a uccidere appunto uno degli obiettivi. Vediamo di far saltare qualcuno. Attenzione, dobbiamo sfruttare in questo caso qua l'aereo. Attenzione, ora, ora, ora. Ok. Bersaglio colpito, attenzione. Vediamo se riusciamo. Ok. Ok, perfetto, possiamo scendere. Andiamo a vedere di avvicinarci al tutto intanto. C'è qualcosa da vedere, ma non credo. Allora andiamo, cerchiamo di avvicinarci alla zona. Vediamo la mappa. Dunque, dobbiamo raggiungere queste zone, quindi generale Schmidt con ogni mezzo, ufficiali e ufficiali, anche qui cine prese e cose varie, poi altri ufficiali in questa zona. Quindi, già che siamo qui, direi di procedere per questa strada, che
controllare un attimino qui. Sicuramente avremo un po' di gente da uccidere. Quindi andiamo avanti. Come detto l'altra volta, non voglio fare video troppo lunghi, quindi vediamo un attimino. Allerta acquisizione, vediamo. Ok. Qualcuno si è accorto di noi. Attenzione. Cerchiamo di nasconderci. Ok, mi sa che ci ha seguito, quindi dobbiamo stare attenti. Allora, vediamo come possiamo procedere. Mina a inciampo, ma anche no. Vediamo come possiamo fare. Questa non ha munizioni silenziate. Quindi munizioni normali. Niente, teniamo questa. Vediamo se. Ok, mi sa che ci ha proprio beccato. Vediamo se abbiamo fatto bene o no. Di sicuro abbiamo fatto casino perché abbiamo i colpi non silenziati. Quindi vediamo se gli altri se ne sono accorti. No, sembrerebbe di no. Almeno vediamo. Allora, si passerebbe. Ok. Proviamo quindi ad uscire e a riavvicinarci di nuovo alla zona che avevamo detto prima. Quindi. Ok. Attenzione. Preso. Là. Anche sto giro abbiamo preso. Ok, quindi. Vediamo di non farci beccare nuovamente. Allora, qui abbiamo. Possiamo fare un cambio fucile da quello che ho visto. Io proverei a farlo. Aumentiamo di precisione e aumentiamo di danno, quindi direi di sì, si può fare. Tanto proviamo ad avvicinarci alla zona, come detto. Vediamo cosa ha addosso. Questo sarà molto utile. Ok. Ci avviciniamo. Cerchiamo di farlo in modo silenzioso.
10 munizioni silenziate, 50 normali. Ok. Andiamo a vedere la zona che abbiamo colpito prima, se c'è qualche cosa che possiamo prendere. Niente. Ok, qua non c'è nulla. Quindi facciamo il giro qui intorno. Diamo un'occhiata. Ok, niente da raccogliere, niente da vedere. Non ci resta che andare avanti. Diamo un'occhiata lassù. Allora, qui niente. Dunque, no, teniamo quello che abbiamo. L'unica cosa che da lassù, dalla torre, si poteva sparare, forse come distanza adesso. Col fucile che abbiamo riusciamo a riusciamo a sparare al quelle taniche che avevamo visto. Vediamo un attimino se ci riusciamo. Ok, ritorniamo un attimo su, quindi e ridiamo un'occhiata. Ok. Ok. Vediamo un attimo di recuperare un po' di respiro, di aria. Ok, stiamo recuperando. Intanto diamo un'occhiata in giro. Qui c'è altra gente da vedere col binocolo, vediamo un attimino. Intanto ci segniamo questi obiettivi. Ok. Questo posto è un centro di propaganda, con l'orchidea come protagonista. Ok. Qui c'è un ometto, hai preso e segnato. Qui non vedo altro. Ok. Ok, quindi dobbiamo andare a colpire qui. Vediamo se riusciamo a fare in un momento buono. Preso fuori un altro, diamo un'occhiata, vediamo se ci hanno visto. No, sembrerebbe di no, quindi buono così, sono comunque in allerta. Ok. Ah, qui, ecco, con QED si seleziona la taratura del mirino, quindi per avere più precisione, una cosa che non avevo capito. Ok, quindi ora veramente prendiamo se ci sono delle cose da prendere. No, saltiamo giù, quindi. Ok, saltiamo giù. Ok, quindi procediamo per gli altri obiettivi. Faccio ancora magari
qualcosina in questo video, visto che non siamo riusciti a fare molti progressi. Vai, zacchete. Preso un altro. Intanto prendiamo un po' di punteggio. Ok, vediamo qui. Quello cos'è? Non so. Casse esplosive, benissimo. Non c'è nessuno lì intorno, però ci avviciniamo ancora un pochino. Intanto vediamo qua sotto se c'è qualcuno o qualcosa. Sì. Sì. Bello. Uno. Uno, due. Andiamo. Granata a manico. Proviamo. Vediamo. Granata a manico, quindi fornita in dotazione a gran parte della fanteria tedesca. Questa granata a manico ha un raggio di esplosione ragionevole e può essere scagliata lontano. Ok, F, tieni premuto per visualizzare l'arco di tiro. Ok, proviamola, proviamo. Allora, ci proviamo, proviamo ad avvicinarci ancora un attimo. Ok, fatto una cagata. Ok, questo ci tocca prenderlo così appena esce. Zacchete. Macelli su macelli. Qua sotto ce n'è ancora uno, vediamo dove va. Qui non riusciamo a beccarlo. Quindi procediamo. Attenzione, si sta spostando. Riesco a vederlo da qui. Ok, forse qui sì. No, 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 non rischio. Proviamo a far saltare questa cassa. Ok. Preso. Attenzione perché siamo in stato di allerta. Facciamoci una corsetta in mezzo alle siepi. Vediamo se riusciamo a nasconderci qui. Mio. Bye bye. Ok ragazzi, quindi qualcun altro l'abbiamo fatto fuori.
Mina esplosa, anzi, granata esplosa. Allora, direi ragazzi di chiudere qui questo video. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace, condividetelo. Scusate ancora per la voce, ma purtroppo è così. Ho la voce molto bassa per questa influenza. Quindi, ragazzi, niente, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti dal Degio.